Le tecniche di neuroimaging si distinguono sostanzialmente in tecniche statiche e tecniche dinamiche. Le tecniche statiche sono la radiografia del cranio, la risonanza magnetica nucleare e la TAC, mentre invece le tecniche dinamiche sono distinguibili in tecniche dirette e tecniche indirette. Essenzialmente le dirette sono i potenziali evocati e l'elettroencefalografia. Mentre invece nelle indirette possiamo citare la PET, la SPECT e la risonanza magnetica funzionale. Ovviamente dobbiamo richiamare il concetto della multifattorialità delle cause che sono alla base dei disturbi psichiatrici. Come vedete, abbiamo fattori genetici, abbiamo fattori epigenetici, abbiamo fattori legati a meccanismi di neuroplasticità, in qualche modo ne parleremo, meccanismi di tipo biochimico e poi alterazioni di neuroimaging. Qui vedete la foto di un personaggio che è Claude Bernard, che possiamo considerare a tutti gli effetti il fondatore della medicina sperimentale. E fu proprio lui a considerare la multifattorialità delle cause, ad esempio quando intuì il concetto di omeostasi, quindi di equilibrio che veniva mantenuto, poteva essere alimentato da molti fattori, così come poteva essere stravolto da molti altri fattori. Quindi sicuramente il concetto della multifattorialità si deve proprio a Claude Bernard. Perché il neuroimaging? Ecco, ci poniamo subito questo interessante quesito. Beh, perché siamo disperatamente alla ricerca della eziopatogenesi in psichiatria, che rappresenta ancora oggi l'unica disciplina, diciamo, nella quale può arrivare a contare ancora molto l'opinion based piuttosto che non l'evidence based, quindi la medicina basata sull'evidenza. E proprio affinché ci si possa muovere verso il recupero della medicina basata sull'evidenza, cito qui uno straordinario personaggio che può essere a tutti gli effetti, come diceva lo stesso Albert Einstein, considerato il padre delle scienze moderne, ed è Galileo Galilei. Beh, Galileo Galilei sosteneva che bisognava misurare solo ciò che fosse misurabile, ma che poi bisognasse rendere misurabile anche ciò che non era misurabile. Considerava assolutamente dannoso per le anime, vedete, il fa addirittura poter addirittura fare un'eresia, il credere in ciò che non fosse provato. Ecco, quindi fondamentale il recupero di questa dimensione sostenuta da Galileo Galilei, che appunto da considerarsi come davvero il padre fondatore delle scienze moderne. E allora cerchiamo di muovere insieme verso una dimensione complessa, che è quella che va in qualche modo verso il recupero di quelli che sono i nuclei intuitivi fondanti. Nella dimensione dell'antropos, cioè cerchiamo in qualche modo attraverso il neuroimaging di calarci attraverso quelli che sono questi misteri originari che hanno portato l'uomo fin dalla notte dei tempi a domandarsi quale fosse l'origine alla base possiamo dire, del male di vivere, del dolore dell'anima. Beh, come vedete dobbiamo partire da molto lontano, perché i nostri antenati preistorici in qualche modo si erano resi conto che il cervello fosse qualcosa di vitale per la vita. I documenti archeologici testimoniano che vi sono testimonianze di ominidi, i quali già milioni di anni fa potevano addirittura praticare dei fori sul cranio di alcuni soggetti, non per uccidere, ma con lo scopo della cura. Vedete, abbiamo dei dati a favore di questo, per cui 10.000 anni fa questi uomini potevano essere in grado, attraverso quelli che sono noti come processi di trapanazione, di poter operare chirurgicamente questi soggetti e assicurare la loro sopravvivenza. Vi erano addirittura degli individui che potevano essere operati più volte e per mezzo di queste incisioni si tendeva a fare che cosa? Beh, a intervenire in quei casi in cui ci fossero dei mal di testa di tipo incoercibile oppure in qualche modo si volesse assicurare una via di fuga agli spiriti del male. E 5.000 anni fa nell'antico Egitto si andava appunto alla ricerca del cervello, quale fondamentalmente struttura nella quale si potesse celare l'anima, anche se ancora vigeva l'idea che il cuore fosse appunto a tutti gli effetti la sede dell'anima.
la sede dell'anima, la sede della memoria e la sede della coscienza stessa. Che cosa si faceva quando morivano i soggetti? Beh, si conservava adeguatamente il corpo, si tirava via il cranio. E dal cranio veniva tirato fuori appunto il cervello attraverso le narici e il teschio veniva gettato via. Questo ci fa capire quanto poco si ritenesse importante fino a quel tempo appunto il cervello stesso. E invece ci si muove verso una nuova concezione con quelli che sono un po' già gli allievi dello stesso Pitagora, citiamo Alcmeone, ma anche altri personaggi famosi del tempo che ritenevano che il cervello fosse proprio la sede delle percezioni. E Ippocrate stesso in qualche modo recupera questa concezione, in qualche modo convincendosi che appunto il cervello fosse importante, ma che il cuore continuasse a essere la sede dell'intelligenza. Ed è lo stesso concetto. Cito un po' di faccio un po' di rimandi filosofici, è lo stesso concetto che ritroviamo in Aristotele, che continua a pensare che il cuore fosse proprio la sede dell'intelletto. Per Aristotele, lo ricordiamo, esistono tre tipi di anime: l'anima vegetativa, l'anima sensitiva e l'anima intellettiva. E dopo Aristotele la tradizione, diciamo, del mondo ellenico del III secolo viene continuata ad Alessandria d'Egitto, che allora era un po' la capitale della cultura. E possiamo citare personaggi come Erofilo o Erasistrato. Beh, Erofilo, è il primo a effettuare delle dissezioni sugli animali, è il primo a rendersi conto dell'importanza del cervello e ancora Erasistrato, ribadisce come effettivamente il cervello rappresentasse una struttura importantissima e addirittura intuisce quella che può essere la sede dei movimenti nel cervelletto, quindi posteriormente alla struttura dell'encefalo. E poi, diciamo, la scena si sposta sul mondo romano, sulla medicina romana. Qui la figura senz'altro più importante da citare è quella di Galeno, che si in qualche modo può assistere a degli spettacoli come sono quelli dei gladiatori e quindi forse assiste egli stesso in qualche modo a delle lesioni spinali o cerebrali. Beh, Galeno è molto importante perché effettua delle sezioni su cervelli di pecora, che sono uno dei soggetti da lui prediletti, e comincia a ipotizzare la localizzazione anteriore dell'encefalo e la localizzazione posteriore del cervelletto. L'encefalo è la sede delle sensazioni e delle memorie, il cervelletto è la sede dei movimenti. Vedete quanto sono rivoluzionari questi concetti per la sua epoca. E richiama anche Galeno una visione del cervello per la quale si fa riferimento ai quattro fluidi vitali o umori. E gli umori, i quattro fluidi vitali possono essere sospinti al di fuori del cervello, dei ventricoli cerebrali esattamente, attraverso i nervi. Quindi esiste una visione anche a questo proposito. E il modello sostenuto da Galeno regna, diciamo così, indisturbato per quasi 1500 anni, finché non arrivano gli studi dei grandi anatomisti. Beh, si può citare senz'altro Andrea Vesalio, che è un importantissimo personaggio del Rinascimento, con il suo lavoro De Humani Corporis Fabrica. In questo lavoro straordinario, Vesalio sostiene dei concetti importanti, fondati sulla base degli studi anatomici, e in qualche modo riprende il concetto dei fluidi che vengono sospinti attraverso i nervi stessi e vanno ad alimentare i movimenti. E poi René Descartes, che sicuramente sostiene ancora questa visione, e separa un cervello vero e proprio da quello che è un'anima, una mente. Sostanzialmente, secondo Cartesio, secondo Descartes, la mente è un'entità spirituale che riceve sensazioni e comanda i movimenti attraverso la ghiandola pineale. E quindi arriviamo a quelli che sono poi il XVII, il XVIII secolo e le concezioni più moderne, nelle quali si comincia a distinguere nettamente una sostanza bianca cerebrale da una sostanza grigia,
costitutiva delle stesse strutture cerebrali. È ancora però da citare, prima di arrivare alle moderne concezioni, la straordinaria rivoluzione del personaggio Giambattista Morgagni. Con la sua straordinaria opera, il De sedibus et causis morborum, vedete, per anatomen indagatis, si sostiene l'importanza che acquisisce la fisionomia del morbo. Il morbo è riconoscibile attraverso la sede della lesione che è da esso provocata e attraverso la natura stessa della lesione. Quindi è fondamentale, secondo il suo insegnamento, stabilire la sede anatomica del disturbo, che in qualche modo permette di unificare i sintomi, cioè di conferire quel principio ordinatore delle cause delle quali si comincia ad andare alla ricerca proprio per scoprire l'eziologia della malattia. E questo è quello che fonda la moderna clinica, perché la clinica, così come modernamente intesa, e ce lo rende ben evidente Michel Foucault all'interno del suo bellissimo libro La nascita della clinica del 1963, viene alimentata proprio da questi concetti. Quindi l'impianto del nuovo processo di causazione che fonda quella che è la nuova ricerca medica, con tipicamente orientata in un organo specifico che è quello del cervello e in un tessuto biologico specifico che è proprio quello del sistema nervoso centrale. E qui si definisce il concetto di lesione cerebrale come fondamentale per andare alla ricerca della causa. Sarà proprio questo paradigma che guiderà all'interno di quella che è appunto la corrente organogenetica, essenzialmente nell'Ottocento, l'andare alla ricerca della causa della malattia, che rappresenta, che ha dato poi degli interessanti contributi essenzialmente proprio nell'ambito della psichiatria, così come di molte altre discipline. E dopo le ipotesi avanzate da questi eminenti studiosi si affermano degli altri insegnamenti, come quelli di Johann Meyer, che in qualche modo tende a passare oltre un tipo di concezione che vede la coscienza come un tutto di tipo inscindibile, e ancora gli insegnamenti di Franz Josef Gall, che darà luogo a una nuova scienza, allora chiamata frenologia. Che cos'è la frenologia? La frenologia sostanzialmente nasce in base a un'ipotesi, che è quella che propone che la propensione a certi tratti di personalità si associ direttamente, vada a correlarsi con le dimensioni del cranio. E Gall stesso raccoglie ed esamina innumerevoli crani di alcuni soggetti, pensando che fossero più o meno rappresentativi di quelle che fossero i diversi tipi di personalità. Questa nuova scienza va proprio a mettere in correlazione la dimensione del cranio con il tipo di personalità che il soggetto manifesta. Il ribaltamento nuovamente di questa concezione spetta a Paul Broca, che è un altro eminente personaggio di questo periodo, che comincia a sostenere di nuovo il concetto basato sulla lesione organica. E qui dobbiamo citare la straordinaria opera di Wilhelm Griesinger, che riporta in auge assolutamente il concetto dell'analisi post mortem, che sarà quella che poi accompagnerà per oltre un secolo lo studio della patologia mentale. E Griesinger è fondamentale perché è sostanzialmente colui che sposta la ricerca, diciamo, di queste nuove discipline su quelle riporta appunto nella ricerca di queste nuove discipline l'assoluta centralità del cervello. E vedete, sicuramente Griesinger spezza anche una lancia a favore di quello che è il correlato anatomico, concetto secondo il quale qualsiasi malattia mentale deve accompagnarsi a una lesione specifica, organicamente dimostrabile, che può andare poi a definire quel tipo di sintomatologia sul piano espressivo, sul piano fenomenico. E questi sono i passaggi quindi storici alla base del concetto di neuroimaging. Anche in Italia noi in qualche modo abbiamo gli studi di Enrico Morselli, dapprima in Reggio Emilia e poi
sostanzialmente in Liguria, che sposa una visione positivista alla base della nuova psichiatria e promuove tutto un discorso dell'andare proprio alla ricerca della causa, della lesione appunto cerebrale. Morselli, ad esempio, recupera una serie di concetti di base di quella che sarà la nuova scienza, come ad esempio fa riferimento all'atto riflesso, comincia a studiare la neurologia, comincia ad approfondire le conoscenze che i suoi predecessori avevano sottolineato e rende a tutti gli effetti, si rende artefice di quello che sarà un nuovo impianto conoscitivo della scienza neurologica, della scienza psichiatrica, che comincia ad acquisire elementi di complessità. E qui bisogna citare in uno dei primi capitoli costitutivi della storia del neuroimaging anche Angelo Mosso, che è un torinese di origine umili, che studia, si afferma come medico e diventa poi docente, e è per primo colui che intuisce nella bilancia della circolazione umana che cosa? Questo congegno poteva misurare proprio la redistribuzione del sangue durante l'attività emotiva e l'attività intellettuale, ed è colui che anticipa di molti anni, di molti decenni, quello che succederà poi con la risonanza magnetica funzionale, che noi oggi tutti conosciamo come una straordinaria tecnica a nostra disposizione che ci permette sicuramente di studiare l'attivazione di alcune aree cerebrali. Ci soffermeremo meglio su questo tra poco, e è interessante come l'opera di Angelo Mosso venga addirittura lodata da William James, che tutti noi conosciamo, fratello dello straordinario romanziere Henry James, e intellettuale di quel periodo, che si sofferma sui dettagli di questo straordinario congegno, il cui meccanismo reale, pensate, sarà scoperto soltanto qualche anno fa, più recentemente, quindi quando sarà riesumato appunto questo tipo di congegno e analizzato. Bene, arriviamo quindi alla diffusione delle prime tecniche. Va citata senz'altro in primis la radiografia del cranio. Che cosa permette di fare per la prima volta la radiografia? Permette di avere una rappresentazione bidimensionale di un oggetto che in realtà noi sappiamo essere tridimensionale, appunto il cervello, e permette la visualizzazione di tutta una serie di strutture che sono quelle che assorbono i raggi X. In realtà la radiografia, lo sappiamo molto bene, permette la visualizzazione del cranio, ma non permette di distinguere la sostanza bianca dalla sostanza grigia. Arriverà quindi la pneumoencefalografia, che è una tecnica che sarà introdotta da un neurochirurgo, il quale proporrà l'asportazione di una piccola porzione di liquor e la sostituzione appunto di essa con dell'aria. In questo modo si riuscivano a visualizzare i ventricoli cerebrali. Ovviamente si tratta di ancora di tecniche molto invasive che sottopongono il soggetto anche a tutta una serie di effetti collaterali. E poi uscirà fuori l'angiografia, che ancora oggi rappresenta una delle tecniche ottimali nella visualizzazione del circolo cerebrale. Ecco, l'angiografia è proprio quella tecnica che permette di acquisire informazioni sull'anatomia dei vasi sanguigni cerebrali, iniettando del materiale radioopaco, quindi anch'essa, vedete, è una tecnica invasiva, si riesce proprio a visualizzare il decorso, la struttura del vaso sanguigno. Ma successivamente arriverà la tomografia computerizzata, che permetterà di distinguere la sostanza bianca dalla sostanza grigia. Seppure la TAC avrà modo di mettere a disposizione ancora delle immagini statiche del cervello e non delle immagini funzionali, rappresenterà una vera e propria rivoluzione, proprio perché è in grado di differenziare la bianca dalla grigia. E poi arriverà la PET, che è appunto la tomografia a emissione di positroni, che permetterà per la prima volta di visualizzare funzionalmente le strutture cerebrali attraverso una ridistribuzione tissutale dei radioisotopi, e questa sarà di nuovo una rivoluzione in questo campo. Infine dobbiamo citare l'avvento di ulteriori tecniche, ma è anche importante sottolineare come risalga al 1976 il primo studio effettuato su pazienti schizofrenici
con la TAC che andò a vedere quello che poi fu ampiamente confermato nello slargamento dei ventricoli cerebrali come uno dei reperti assolutamente più comuni in questa popolazione di malati. E l'impiego di queste tecniche fu veramente rivoluzionario e importante perché rappresentò per la prima volta il modo per visualizzare il cervello in vivo, quindi non più post mortem attraverso quella che era stata l'analisi che Griesinger aveva proposto, ma per la prima volta ci fu una vera e propria rivoluzione perché negli anni 70, negli anni 80 si fu veramente in grado di visualizzare il cervello in vivo e quindi di riprendere tutta una serie di concezioni che erano state anticipate da eminenti clinici del passato, come Theodor Meinert, che aveva sostenuto che le patologie affettive fossero legate a un'alterazione delle zone più anteriori del cervello, cosa che oggi noi siamo stati in grado di confermare nei nostri studi più recenti. E arriva anche la risonanza magnetica nucleare, altra assoluta rivoluzione nel campo della diagnostica cerebrale, che offre per la prima volta la possibilità di visualizzare i tessuti in base alla loro composizione chimica. E questa, ripeto, è un'ulteriore rivoluzione in questo campo, perché per la prima volta si comincia a studiare a fondo quello che accade appunto nel cervello grazie all'utilizzo di queste tecniche. E se noi guardiamo quello che è successo dal 1988 agli anni più recenti, quindi proprio all'anno attuale, notiamo un enorme aumento del numero dei contributi. Utilizzando il motore PubMed, si può vedere che da 7 lavori del 1988 arriviamo a ben 430 lavori del neuroimaging in psichiatria nel 2020 e questo è assai indicativo di quanto queste tecniche abbiano davvero rivoluzionato il nostro modo di vedere in psichiatria. Oggi, ad esempio, una delle ultime branche del neuroimaging tende a coniugare alcune tecniche che hanno una bassa risoluzione, ad esempio temporale, come l'elettroencefalografia e la magnetoencefalografia con quelle che hanno un'ottima risoluzione di tipo spaziale, ad esempio la fMRI. E quindi il cosiddetto multimodal imaging è un po' un'ultima linea di tendenza in questo senso che assicura senz'altro l'accostamento di diversi, il coniugare diverse tecniche per poter ottenere una visualizzazione migliore delle strutture cerebrali. E ad oggi la maggior parte di questi lavori si sono condensati, lo vedremo adesso, sulle psicosi affettive e non affettive. Questa è una diapositiva che raffigura in sostanza ciò che abbiamo già detto. Vedete la prima introduzione nel 1919 da parte di Walter Dandy, questo neurochirurgo americano, della pneumoencefalografia. Nel 1973 Lederburg introduce la risonanza magnetica nucleare. È da sottolineare come lo stesso Lederburg vincerà il premio Nobel nel 2003 proprio per aver introdotto questa tecnica per la prima volta. Arriva nell'83 la spettroscopia, lo vedete, e poi negli anni 2000 abbiamo una serie di tecniche più recenti, quindi la risonanza magnetica funzionale, la PET, la SPECT, e ancora le tecniche più recenti che sono la imaging con tensore di diffusione, la trattografia e ancora la fMRI con resting state, quindi la risonanza magnetica funzionale che utilizza sequenze a riposo, quindi non più dei task specifici che come vedremo si vanno a somministrare nella funzionale, ma una funzionale a riposo, con sequenze resting state. Qual è il paradigma che si cerca di indagare? Beh, esiste un cosiddetto stato mentale che può associarsi a un biomarcatore. Ecco, le tecniche di neuroimaging si pongono esattamente in quest'ottica, come possibile biomarcatore di uno stato mentale alterato, esattamente a cavallo tra quella che è la vulnerabilità biologica alla malattia, vulnerabilità genetica, e l'espressività clinica. Quindi è attualmente quello che oggi viene conosciuto sotto il concetto di endofenotipo, cioè che cos'è l'endofenotipo? È un fenotipo espressivo dal punto di vista clinico che origina dall'endon, da qualcosa che è all'interno. È esattamente un qualcosa che si pone a cavallo tra la vulnerabilità genetica alla malattia e l'espressività clinica della stessa. Quindi il neuroimaging si pone in quest'ottica. Prima di affrontare
quelli che sono i principali studi di neuroimaging nei nostri disturbi, vale la pena soffermarsi su quello che è stato uno dei presupposti teorici importantissimi del Novecento che ha permesso probabilmente anche di l'emersione di queste nuove tecniche. E sto parlando della straordinaria scoperta che viene fatta nel 1953 del cosiddetto nerve growth factor, cioè dell'NGF, il fattore di crescita neuronale, da parte della Rita Levi Montalcini. La Montalcini nel 1946 riceve un'offerta di lavoro negli Stati Uniti, si imbarca su una nave dove è presente, pensate, anche lo stesso Renato Dulbecco. Giungeranno tutte e due negli Stati Uniti. La Montalcini andrà in Missouri, quindi a St. Louis, mentre Dulbecco andrà a Bloomington, quindi altrove, ma gli studi di questi due scienziati saranno preziosissimi. Perché? Perché la Montalcini continuerà quello che aveva cominciato a fare sugli embrioni di pollo e arriverà appunto nel 1953 alla scoperta di questo fattore che rivoluziona quello che è il concetto del cervello fino ad allora inteso come una struttura statica. Con l'avvento dell'NGF si scopre che non esiste struttura più plastica di quella del cervello e quindi questo è un anno straordinario, tra l'altro anche perché nel 1953 viene esattamente il 28 febbraio, vi è anche la scoperta, un'altra straordinaria scoperta che renderà famosi i due scienziati, e sto parlando che la scopriranno, e sto parlando della scoperta della doppia elica del DNA. 1953, James Watson e Crick, Francis Crick, scoprono appunto la doppia elica del DNA e senza saperlo diventeranno quelli che sono i due scienziati più famosi del Novecento. Forse poteva in qualche modo contendere questo primato anche Albert Einstein, che aveva pubblicato i suoi lavori agli inizi però del Novecento e quindi in qualche modo nella prima parte del secolo. Beh, quindi questo è un anno veramente straordinario, accadono diverse cose e vedete nelle parole della Montalcini è ben raffigurato questo concetto. Quella mattina d'autunno mi resi conto della straordinaria crescita delle fibre nervose provocata dall'NGF e addirittura, dice la Montalcini, credette di avere un'allucinazione per quanto fu straordinaria questa scoperta. Scoperta che poi nell'87, lo sappiamo bene, portò la Montalcini a vincere il premio Nobel e scoperta che rivoluzionò davvero tutto quello che oggi noi sappiamo nell'ambito, possiamo dire, delle moderne neuroscienze. Quindi esiste un neurone, una cellula, nell'ambito del sistema nervoso centrale, parliamo per esempio del neurone, che sotto l'azione dell'NGF può crescere, può differenziarsi e esiste invece il cervello di animali privati di NGF che non sono incapaci di fare questo, quindi si ammalano di più, muoiono più precocemente, hanno una ridotta aspettativa di vita, vanno incontro ad atrofia di alcune aree cerebrali e soprattutto sono più suscettibili all'azione delle noxe patogene esterne. Ecco, tutto questo noi lo abbiamo scoperto grazie proprio alla scoperta del fattore di crescita cerebrale. E quindi siamo stati sempre più in grado di fare studi come questi. Lo vedete, qui si dimostra come effettivamente il cervello degli esseri umani sia assolutamente plastico. Perché? Perché se noi mettiamo due popolazioni di soggetti, una assolutamente esperta nel maneggiare computer e quindi questo tipo di strategie, e l'altra completamente all'asciutto di queste conoscenze, nel giro di poche ore, andando a insegnare di rudimenti alla seconda popolazione, questa stessa popolazione diventerà non esperta, ma in grado di maneggiare sostanzialmente di andare alla ricerca, ad esempio di utilizzare i motori di ricerca, quindi di tutta una serie di acquisizioni di concetti che contraddistinguono invece la popolazione degli esperti. Quindi il cervello, in poche parole, si riprogramma nel giro di poche ore e riesce ad apprendere straordinariamente come un'ingorda spugna davvero tutte queste informazioni.